a tutte. Allora, questa è l'NLR di oggi, è astratta, cioè diciamo che fondamentalmente l'ho realizzata perché volevo provare dei colori acrilici nuovi che ho comprato e mi sono piaciuti. In più volevo provare un set di pennelli nuovo che viene da un sito che si chiama All Cosmetics, che vi metto il link nel box informazioni, poi comunque ve lo faccio vedere durante il video. E in più c'erano due smalti nuovi, insomma c'erano un po' di cosine nuove che volevo sperimentare. Allora, io non sono molto pratica con i colori acrilici, quindi ho voluto fare un qualcosa di molto semplice e diciamo che può essere anche una buona esercitazione per cominciare a prenderci la mano. Quindi, ecco, questa è la nail art. È comunque un pochino sbarazzina, dai. E se vi piace, a parte che qui mi sono sbagliata, ovviamente l'ho fatto al contrario sulle due unghie. Non so se si vede, però vabbè, fa niente, tanto per quello che è. E niente, se vi piace vi lascio al tutorial. Un bacio, ciao! Una passata della base rinforzante della Rimmel e ora vado a stendere questo mio nuovo smalto di H&M, che è un rosa antico, mi piace molto, e si chiama Get a Rose for Me. Sì, carino. Stendo monocolore su tutte le unghie. E come tutti i rosa di H&M è anche coprente. Che bello. Prendo uno smaltino blu, sto utilizzando il Color & Go di Essence nella numerazione 37, ovvero Just Rock It. Con una spugnetta da trucco lo vado a tamponare sulle mie unghie di lato, come ho fatto sull'altra mano. Una penna correggi smalto per andare a rimuovere eventuali sbavaturine. A questo punto entrano in gioco i colori acrilici. Io ho questi tre qui che li ho presi per provarli, quindi se mi piacciono poi ne vado a prendere altri, ed è la prima volta che li sto provando, e li ho presi proprio in un negozio per estetiste. E sono questa marca qui che si chiama Folkart, e ho il verde acqua, il lilla e il beige. Me ne prendo questi qui, vanno agitati da come c'è scritto. Me ne prendo un po' su un piano con un pennellino da nell'arte a punta molto sottile. Questo qui è un pennello di un set che viene dal sito della All Cosmetics. Vi metto il link nel box informazioni. Questo set si compone di, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pennelli. Qui hanno il manico corto e anche questi qui li sto provando per la prima volta, però diciamo è un piccolo set ma completo. C'è anche il dotter, insomma sembra abbastanza completo come set comunque. Vi dico la verità, ancora non ho in mente cosa andare a realizzare sulle mie unghie, però intanto ho preso i colori. Comincio dal lilla. Cosa possiamo fare? Su tutte le altre unghie invece mi sa che vado a realizzare un paio di spirali.
A questo punto non resta che applicare il top coat. Io vado a dare due passate del Better Than Gel Nails della linea studio di Essence. E questa semplice nell'arte è completata. Spero vi sia piaciuta e vi lascio le foto. Un bacio. Ciao!